Ma il turismo è un asset fondamentale per l'economia italiana. Abbiamo visto anche gli ultimi dati dell'Istat che confermano che il settore del turismo, il comparto del turismo è in crescita. Dobbiamo anche sempre sottolineare che il turismo ha sofferto, direi di più rispetto a tutti gli altri settori, la grande tragedia del Covid. Adesso ci stiamo riprendendo, i players del mercato stanno lavorando e quindi io mi auguro, ma ho abbastanza certezze, che il 2023 sia l'anno del sorpasso del 2019. Il Ministero sta facendo tutto quello che può per aiutare questo comparto. Adesso abbiamo dato il via al fondo e al bando da 1 miliardo 380 milioni per le strutture ricettive e io mi auguro che questi soldi verranno anche spesi per fare più sale congressi, perché il problema dei congressi, che è un segmento importante, è che non abbiamo location sufficienti. Spendere soldi nel MICE e far crescere questo comparto. Dobbiamo anche cercare di recuperare, perché si sono persi tanti posti di lavoro in questo settore riguardo ai congressi. Il problema è che siccome sono strutture più piccole, quindi chi ha perso un dipendente, chi tre, e non hanno fatto rumore, però se andiamo a sommarle sono qualche migliaia di perdita di posti di lavoro.